di La Padula. Ecco il fischio del direttore di gara. La Padula, il tiro, la palla carambola sulla barriera. Il gol del Teramo! Il gol di Paolo Antonio, al sesto minuto. Il gol di Alessandro Di Paolo Antonio, che porta in vantaggio il Teramo al sesto minuto. Una carambola sulla barriera, sulla punizione di La Padula. E poi il pallone è terminato sui piedi di Di Paolo Antonio. È proprio lui che ha portato in avvantaggio il Teramo al sesto minuto. Il gol di Di Paolo Antonio. La rimessa in gioco già effettuata. Adesso è Antonelli che gioca questo pallone. Vede Marchetti, lo serve, si alza su di lui Masullo. L'intervento di Perrotta con il petto. Il pallone poi rilanciato in avanti verso La Padula. Il colpo di testa per Donnarumma, per La Padula. E gol! E gol del Teramo! E gol del Teramo! Gianluca La Padula! Gianluca La Padula! 2-0! Il Teramo è sul 2-0! E adesso veramente la Serie B è a un passo! Il gol di Gianluca La Padula, che ha segnato sul tocco di Donnarumma! Gianluca La Padula, 2-0 per il Teramo! Manca meno di un minuto! Presidente! E l'abbraccio di Campitelli, qualcosa, dica qualcosa! Ce la siamo meritati! Allora resti qui con noi, Presidente, resti qui con noi, perché mancano 45 secondi alla fine della partita. C'è i tifosi del Teramo che stanno qui, Presidente, eccolo qui, Luciano Campitelli, l'uomo che ha preso questa società, questa squadra è finita e adesso sono 102 anni che i tifosi del Teramo e Teramo aspettano questo momento, il momento della Serie B di Vivarini. Serie B, mister. Presidente, soddisfazione. È una grande soddisfazione dedicata a chi? Non ho parole. No! Il calcio è meraviglioso perché regala gioie di questo tipo a pomeriggi come questo. È una pagina meravigliosa, lo sa che un giorno ci sarà scritto sui libri di storia il Teramo di Vivarini. No, il Teramo di sti ragazzi, della società, il direttore Marcello, un abbraccio a tutti, veramente è un qualcosa di eccezionale che è quello che è successo quest'anno a Teramo. Quando Vincenzo Vivarini ha capito che questa squadra poteva andare in Serie B? Dal primo giorno che ho conosciuto la serietà dei ragazzi che si sono allenati. L'anno prossimo Vincenzo Vivarini in Serie B sulla panchina del Teramo, come lo vede? Adesso godiamoci sta vittoria, dopo vediamo quello che succede. Grazie, grazie e complimenti a Vincenzo Vivarini. Alfredo, ti restituisco la linea, riprenderò tra poco. Beh, era inevitabile, buonasera, era inevitabile dedicare la copertina di questa trasmissione, così come abbiamo fatto anche per Diretta Stadio, all'impresa del Teramo. Io non so se un pizzico di emozione sarà passata negli occhi e nella mente di Luca Di Matteo, che è qui questa sera. Buonasera Luca Di Matteo, uno dei protagonisti del Teramo dei Miracoli. Buonasera, buonasera. Sicuramente vedere queste immagini è una cosa, un'emozione indescrivibile, è un'emozione veramente grande. E ringrazio soprattutto i tifosi per averci sostenuto tutto l'anno. Ed è stata un'emozione raccontarla, e non so se un pizzico di emozione sarà passata anche nella mente, negli occhi e nel cuore di chi questa partita l'ha raccontata insieme a me e Jacopo Forcella ieri in una diretta infinita, perché possiamo dire che noi di TV6 siamo stati coloro che hanno raccontato una pagina della storia del calcio teramano. Andrea Costantini. Ciao Alfredo, buonasera a tutti. Io ti dico che l'emozione più grande, paradossalmente, l'ho provata all'inizio, quando sono stato in campo con Jacopo Forcella, con Francesco Di Francesco, nel sentire e nell'avvertire quella tensione, nel sentire il pubblico teramano che aveva riempito il settore ospiti, quelle mille persone, quei mille tifosi, davvero hanno dato una carica incredibile. Quindi quella è stata una grandissima emozione. Per non parlare poi di quello che è successo ieri notte, perché noi non abbiamo vissuto la città dopo il fischio finale, perché eravamo di ritorno da Savona, anzi stavo ancora raccontando. Però abbiamo vissuto la festa. Però abbiamo vissuto poi la notte, è stato un tripudio assoluto in piazza, e devo dire che lì poi si capisce
una parte di quello che è stato fatto, perché penso che tutto il resto bisogna ancora comprenderlo, e come sempre sarà non tanto il day after ma le week after, cioè le settimane successive, i mesi questo successivi, per farmi capire la portata dell'impresa. Questa è Piazza Sant'Anna, dove era montato lo schermo gigante e dove stava andando la partita in diretta trasmessa da noi. È il momento del gol, del secondo gol di Gianluca Lapadula, che è quello che ha sancito praticamente la promozione liberamente. Di Matteo, avete pensato, adesso ce l'abbiamo fatta? Sì, in quel momento sicuramente abbiamo pensato questo, perché abbiamo fatto il 2-0, ci mancava poco, quindi eravamo molto contenti ed entusiasti di questo traguardo, di averlo raggiunto tutti insieme. Forse Speranza sì, non ha fatto in tempo a pensarlo, perché poi ha preso una bastonata da Tonti poco dopo. Ha preso dopo un colpo incredibile Speranza, però Iron Man, un uomo di ferro, un uomo d'acciaio. E poi si è rialzato dopo 3-4 minuti, sì, si è rialzato come se nulla fosse, anche ieri. Insomma, ha dato saggio della sua destrezza, quindi. Ma non scopriamo nulla di nuovo. Partita stratosferica di Speranza, come quella di tutti gli altri suoi compagni. Ci sono alcuni che quest'anno veramente hanno avuto un rendimento al di sopra delle aspettative. Prima si faceva un nome, mi piace farlo, Di Matteo permettendo, perché è forse la sorpresa di questo campionato. Tutti parlano di Lapadula, di Donnarumma, di Cenciarelli, di Caidi, pochi di Speranza, perché Speranza si conosceva, ma in pochi parlano di Tonti, che secondo me è stata la vera sorpresa di questo campionato del Teramo. Non faccio esprimere un giudizio a Di Matteo su un suo compagno di squadra, ma ad Andrea Costantini gli chiedo se è d'accordo con me. Sì, nel senso che è partito con mille difficoltà, c'erano dei dubbi su di lui, dopotutto ricordiamo che era tornato Serraiocco poco prima dell'inizio del campionato. Poi però con il lavoro ha saputo prendere un vantaggio nella competizione tra i pari, appunto con Serraiocco, con Narduzzo, e poi una volta che ha preso il posto titolare lo ha saputo mantenere, perché poi ha interpretato il ruolo in maniera molto aggressiva, tenendo sempre sveglia la difesa, dispensando consigli, cercando sempre di spronare i compagni. Diciamo che tra la calma che infonde Speranza e invece il modo di interpretare il ruolo di portiere molto aggressivo di Tonti, si è creata probabilmente quella giusta chimica, quel giusto mix proprio nel governare i meccanismi di difesa, ed è un portiere che ha saputo, intanto con la testa prima ancora che con la tecnica, arrivare a quei livelli. Quelle sono le emozioni che TV6 ha fatto vivere ieri ai teramani, e non solo ai teramani, perché mi piace ricordare che la partita è andata in diretta anche in tutto il Molise e in tutto il Lazio. Si è parlato in tutto tanto l'Abruzzo. In tutto l'Abruzzo, ovviamente, ma questo è inutile ribadirlo. Si è parlato tanto di questa diretta, su dove fosse stata trasmessa, su chi poi l'avrebbe realizzata, e si è parlato molto e anche a sproposito, devo dire soprattutto a sproposito, perché una emittente televisiva regionale ha fatto un'offerta, l'unica offerta pervenuta in Lega su un bando di aggiudicazione dei diritti in esclusiva. Se qualcun altro fosse stato interessato avrebbe potuto fare l'offerta, evidentemente nessun altro ha inteso investire dei soldi su questa partita. La nostra emittente l'ha fatto, ci abbiamo investito tanto, grazie anche agli aiuti degli sponsor, però dovreste sapere che i soldi da investire si pagano subito, quelli degli sponsor poi arrivano magari più in là, e di chiacchiere se ne fanno tante. Quello che abbiamo investito noi sono soldi veri che sono stati messi a disposizione dal nostro editore Quintino Pallante per poter realizzare questa diretta. Qualcun altro ha provato a fare il furbo, a fare lo sgambetto? Non mi riferisco ad emittenti televisive, ma parlo anche dell'atteggiamento dell'amministrazione comunale di Teramo, che ha avuto un atteggiamento equivoco nei nostri confronti. Poi le cose si sono chiarite fino a un certo punto, abbiamo
dato la nostra disponibilità alla trasmissione in piazza proprio per far vedere la partita a molti teramani. Pensate che si è detto a Teramo, questo che sia chiaro per tutti, che io, direttore di questa emittente, non volevo far vedere la partita ai teramani quando noi, i TV6, avevamo investito dei soldi proprio per farla vedere a tutti gli abruzzesi. Ecco, di fesserie se ne sono dette tante, qualcuno forse a volte prima di parlare dovrebbe pensare e per agire dovrebbe fare. Ecco, tutto qui. Noi pensiamo, agiamo e facciamo nel pieno rispetto delle regole, cosa che forse non tutti fanno. Era una precisazione doverosa questa, perché abbiamo passato, e Andrea ne è testimone, una settimana difficile, d'inferno, no? Con questi diritti televisivi che sembravano che chi li pagasse era fesso e chi invece no era furbo. Ecco, noi non siamo né fessi e né furbi, noi siamo giusti e volevamo dare, e siamo riusciti a farlo nel migliore dei modi, un servizio ai teramani, e possiamo dire con un pizzico d'orgoglio che la partita della storia a Teramo l'abbiamo raccontata noi di TV6. Fra poco avremo in diretta Vincenzo Vivarini, però noi andiamo a vedere i risultati dei campionati di calcio che si sono disputati oggi, con le relative classifiche. Ci sono già i verdetti definitivi, l'ultimo è arrivato oggi in Serie D, il penultimo ieri in Lega Pro. Partiamo dalla Serie A con i risultati e la relativa classifica. Ovviamente ci sono tre partite che devono essere giocate: Cagliari-Parma, Napoli-Milan e Torino-Empoli. Atalanta-Lazio 1-1, Fiorentina-Cesena 3-1, Verona-Udinese 0-1, Hellas-Verona, Inter-Chievo-Verona 0-0, Roma-Genoa 2-0, Sampdoria-Juventus 0-1, Sassuolo-Palermo 0-0. La classifica dovrebbe arrivare fra poco, eccola qui: Juventus 79 punti, campione d'Italia, Roma 64, Lazio 63, Napoli 56, Fiorentina 53, Sampdoria 51, Genoa 50, Inter 49, Torino 48, Milan 43, insieme al Palermo 41 punti per Udinese, Chievo, Verona, 38 per Empoli ed Hellas Verona, 37 per il Sassuolo, 33 per l'Atalanta, 24 per Cagliari e Cesena, 22 per il Parma. Serie B, il campionato si è giocato praticamente tutto, quasi tutto ieri, poi oggi due partite: Avellino Pescara 3-1, Bari Cittadella 1-0, Catania Livorno 1-1, Frosinone Bologna 2-1, Modena Carpi 0-0, il derby. Questo che mi sembra, eccolo qui, no, Modena-Carpi 1-0, è in svolgimento, sì, questa partita. È passato in vantaggio il Modena sul Carpi, che ormai avrà già festeggiato, e come il Teramo ha festeggiato la promozione storica anche questa in Serie A. Perugia-Trapani 1-0, Provercelli-Crotone 3-2, Spezia-Brescia 4-1, Varese-Latina 1-2, Vicenza-Virtus-Entella 0-0, Virtus-Lanciano-Ternana 1-1. La classifica della Serie B: Carpi 76 punti, promosso in Serie A, Frosinone 67, Bologna e Vicenza 63, pensate che mancano 3 giornate alla fine del campionato, ci sono 9 punti a disposizione, Frosinone ha 4 punti di vantaggio su Bologna e Vicenza. A quota 60 c'è lo Spezia, a 59 il Perugia, a 57 l'Avellino e il Pescara, perché l'Avellino è settimo, il Pescara è ottavo, in quanto la partita di oggi ha stabilito questa graduatoria, dando all'Avellino il vantaggio negli scontri diretti. Livorno 55, Bari 51, Virtus Lanciano 49, Catania 48, Modena 47, Latina 46 insieme al Trapani, poi Provercelli e Ternana 45, Crotone 44, Virtus Entella 43, Cittadella 40, Brescia 36, Varese 32, Brividi sabato prossimo quando ci sarà all'Adriatico Cornacchia, Pescara, Perugia 57 contro 59, il Perugia di Andrea Camplone. Lega Pro, girone B, penultima di campionato, Ascoli Ancona 2-1, Gubbio Pro Piacenza 0-1, L'Aquila Grosseto 0-1, Lucchese Reggiana 0-3, guardate quante vittorie in trasferta.
Pisa Tutto Cuoio 2-1, Pontedera Carrarese 0-2, Prato Sant'Arcangelo 1-1, San Marino Forlì 3-1, Savona Teramo 0-2, Spal Pistoiese 1-1. La classifica, il Teramo promosso in Serie B 74 punti, Ascoli matematicamente secondo 70, Reggiana 65 matematicamente terzo, poi Pisa e Spal 59, Ancona e L'Aquila 54, Tutto Cuoio 50, Pontedera 48, Lucchese 47, Grosseto 46, Carrarese 44, Pistoiese 43, Sant'Arcangelo e Prato 41, Gubbio e Forlì 40, Savona 37, Propiacenza 36, San Marino 33. Serie D, girone F, anche qui penultima di campionato. Campobasso Civitanovese 2-2, Castelfidardo Giulianova 1-1, Chieti Fano 1-2, Fermana Jesina 1-0, Maceratese Agnonese 1-0, Matelica Celano 1-1, Recanatese San Benedettese 2-2, San Nicolò Amiternina 2-1, Vispesaro Termoli 1-2. La classifica a una giornata dalla fine del campionato, la Maceratese 77 punti promossa in Lega Pro, Fano 73, San Benedettese 60, Campobasso 56, Chieti e Civitanovese 50, San Nicolò 49, Matelica e Giulianova 44, Fermana 42, Jesina 41, Recanatese e Termoli 38, Amiternina 35, Castelfidardo 31, Olimpia Agnonese 28, Vispesaro 26, Celano 17 punti. Questi i risultati. Allora, Di Matteo, torniamo alla classifica, mentre Modena Carpi danno 0-0 adesso. Probabilmente un gol annullato. Un gol annullato forse al Modena in questo derby della Via Emilia, verrebbe da dire, perché poi Modena e Carpi sono a un tiro di schioppo. Forse anche più di un derby, sono sostanzialmente confinanti. Sostanzialmente confinanti. Pensa in questo momento allo stato d'animo del Modena che vede il Carpi, cittadina della provincia, che va in Serie A e il Modena resta invece dopo in Serie Sassuolo, B. Un altro colpo dopo il Sassuolo, un altro colpo al cuore. Di Matteo, che faccia ha questa classifica? Ma sicuramente una faccia bellissima, perché siamo riusciti a vincere questo campionato difficile, è fatto da squadre molto importanti come Ascoli, Pisa, Reggiana, formate da giocatori... Spal, Ancona. Sì, sì, formate da giocatori di categoria superiore. Questo ci va dato merito a noi, perché abbiamo fatto un miracolo e siamo contenti. E adesso niente, ci godiamo questo momento di festa e poi vedremo. Quando avete capito che eravate la squadra più forte? Ma noi... dentro di noi c'era quella consapevolezza che eravamo forti e l'abbiamo dimostrato in campo di partita in partita. Senti, torni a vedere la Serie B, ti mancava? Sì, mi mancava, perché l'ho persa e adesso me la sono riconquistata col sudore e adesso spero di rimanere e cercare di dare un contributo importante a questo Teramo. Allora, abbiamo in collegamento telefonico Vincenzo Vivarini, mister. Buonasera. Buonasera. Come va? Luca. Ciao mister. Come va? Come va? Meglio di così, Alfredo. Quanto ha dormito stanotte? Ah, bene, dai, un poco, perché sono tornato tardi a casa, però bene, fino a tarda mattinata. Ciao mister, buonasera, siamo tutti sulla stessa barca però sotto questo profilo, perché ci sono tutte persone qui che hanno dormito 2-3 ore. Non di più, Senta mister, le rivolgo la stessa domanda che ho fatto a Di Matteo. Quando ha capito lei, che è l'allenatore di questa squadra, che era la più forte di questo campionato? Ma che era la più forte del campionato dopo che ho incontrato tutte le altre squadre, avevo visto alla fine del girone d'andata che nessuna squadra ci aveva messo sotto, quindi ho detto ma qua veramente si può fare cose importanti, però già dal ritiro avevo visto le potenzialità di tanti ragazzi, di tanti giocatori che erano arrivati, quindi ero molto fiducioso su questa squadra già dall'inizio.
Senta, mister, lei domani mattina alle 7 per caso ha una riunione con Campitelli? No, domani sono in viaggio, alle 7 sono a Vicenza. Ah, perché domani mattina Campitelli alle 7 ci ha annunciato che fa una riunione perché poi va a Milano. E volevamo sapere se anche lei era partecipe di questa, per parlare del futuro. No, io in questo momento qua mi posso godere questo grande traguardo con tranquillità, con serenità. C'ho da fare il corso, il master da finire, adesso devo preparare la tesi, mi ci devo impegnare perché in questo periodo qua non ho fatto niente, quindi Olivieri lì aspetta che gli preparo una tesi, diciamo, importante. La voglio fare proprio su quest'annata, che è stata un'annata eccezionale, dove c'è stato tanto lavoro, c'è stato tanto impegno, tanta meticolosità nella scelta di tutti i particolari che ci hanno permesso di rendere così in campo. Quindi vediamo se riesco a fare anche una bella tesi a Coverciano. Allora le dico che il nostro collega Jacopo Forcella è diventato professionista un mese fa discutendo una tesi proprio sul Teramo di quest'anno. Si può far dare una mano? Ecco, allora sicuramente lo contatterò per avere anche lì degli spunti. Senta, mister, lei sicuramente allenerà in Serie B il prossimo anno, almeno in Serie B. Allenerà il Teramo? Ma non lo so, nel calcio, allora gli allenatori in Italia penso che è l'unica categoria che non si sa mai che cosa succede, per il momento che magari puoi stare a casa da un momento all'altro, quindi io vivo sempre con la valigia pronta, anche in questo momento qua, tutti mi fanno la domanda, ma allora che farai? Bisogna stare sempre tranquilli, concentrati, bisogna lavorare. È chiaro che io personalmente era un traguardo che l'avevo già assaporato a Pescara, e avevo fatto un grosso lavoro, Luca lo sa perché l'ho fatto esordire in B, e quindi lì già avevo capito che potevo fare molto molto bene, però poi ci sono stati i problemi, sono stati diciamo le solite trafile che bisogna fare in questo, anzi che spetta a fare alle persone come me la trafila per arrivare a certi livelli. L'ho fatto con piacere, con grande impegno, e spero che adesso me lo sono proprio meritato, diciamo, di allenare in vinto. Ah, su questo non ci sono dubbi, l'unico dubbio era su quale panchina, perché di lei si fanno... girano molte voci, è appetito, è uno degli allenatori più appetiti in Serie B, e allora ovviamente o fa come Mourinho, che vince la Champions League, il triplete con l'Inter e va via, oppure resta. Lei su quale linea è? Le piace come si comporta Mourinho? Ma guarda, io in questo momento qua a me interessano sempre i progetti, i programmi. Io sicuramente non sono un allenatore che può lottare per la salvezza, quindi bisogna un attimino vedere come sono le situazioni, come quello che sviluppa in questo periodo qua, eventuali richieste, vediamo, dai, è un momento insomma che bisogna stare tranquilli e vediamo quello che succede. Ah, anche Campitelli è uno che non lotta per la salvezza e non l'ha mai fatto in 7 anni di presidenza del Teramo, ha vinto 5 campionati e quando è andato male è arrivato secondo, ha perso finali playoff, insomma. Per quello andiamo d'accordo, per quello ci siamo sempre trovati in linea, e diciamo ha avuto un valido diciamo appoggio. Che quest'anno bisogna dire che c'è stato un connubio importante tra società, tra direttore sportivo, tra staff tecnico. Abbiamo lavorato veramente con un unico obiettivo e tutti quanti avevano la stessa mentalità mia, cioè quello di lottare sempre per un obiettivo importante. Il presidente la pensa proprio come me, infatti sono molto contento di averti incontrato. L'ultima domanda, poi cedo la parola ad Andrea Costantini. La svolta del campionato quando c'è stata? Quando ha deciso di cambiare modulo?
No, la svolta c'è stata secondo me dopo la partita di Piacenza. Sì, è coinciso anche con cambio modulo, ma è coinciso con il rientro, diciamo, di tutti i giocatori dagli infortuni che avevamo in quel periodo lì. Diciamo, abbiamo avuto diverse fortune quest'anno perché non abbiamo avuto nessun infortunio. Quindi questa è una cosa molto molto importante, a parte quel periodo lì su traumi da botte. Quindi se andiamo a vedere dopo Piacenza, dopo la vittoria di San Marino, lì ci siamo un po' compattati proprio molto molto bene con la squadra, con tutti, e diciamo è stata una bella cavalcata, dai. Andrea Costantini. Allora mister, un paio di domande. Uno, se farà il tifo per il Pescara ai fini di un accesso ai playoff e magari una vittoria dei playoff. Due, tra le squadre della Serie B, qual è quella che secondo lei fa il miglior calcio? Qual è quella in cui magari Vincenzo Vivarini rispecchia meglio le sue idee di gioco? Ma guarda, io quest'anno ho visto diverse partite di Serie B, per esempio ho visto il Crotone a Pescara, che secondo me Drago è diversi anni che propone un buon calcio, anche se non ha grandi giocatori da mettere in campo, però è una squadra sempre molto organizzata, che ricerca sempre il gioco palla a terra, quindi bene o male è un allenatore che stimo. Poi noi adesso domani andiamo a Vicenza da Marino, perché effettivamente quest'anno Marino è riuscito a esprimere le proprie qualità, e in alcune partite insomma si è visto un bel calcio anche a Vicenza, insomma, quindi diciamo queste due squadre, diciamo, mi ci rivedo un po'. Del Pescara farà il tifo? Sì, il Pescara. Questa è insidiosa come domanda, mister. Sì, l'ho capito, ma io Pescara, diciamo, io ce l'ho sempre nel cuore, perché io sono partito da lì, ho fatto settore giovanile a Pescara, sono stato, mi hanno cresciuto come allenatore, io sono nato anche lì, ho fatto 4 anni a Pescara, insomma, quindi è chiaro che sono molto legato a Pescara. Di Matteo se lo porta o lo conferma se dovesse restare a Teramo? Sì, adesso Di Matteo ricaricherà bene le batterie, l'anno prossimo farà un campionato straordinario perché ha delle qualità veramente molto molto importanti. Le qualità di Matteo non si discutono, quindi questo è poco sicuro. Esatto. Adesso è un po' stanco, però con un paio di giorni di mare l'anno prossimo sarà un leone. Carpi in vantaggio a Modena nel frattempo, si è ribaltata la situazione. Mister, complimenti. Senta, si aspettava una risposta della città in questi termini e con questi numeri? Guarda, io allora la cosa che effettivamente mi va di dire, un conto è vincere un campionato a Salerno oppure in queste grandi piazze, è un conto è vincerlo a Teramo. Io le cose che ho visto a Teramo, secondo me, allora questa è una promozione storica, ma è proprio, diciamo, meritata dai tifosi del Teramo, perché sono stati eccezionali per tutto l'anno. E poi l'entusiasmo che si è creato nell'ultimo periodo, io penso che solo a Teramo si poteva vedere. Quindi io do veramente un grosso abbraccio a tutti i tifosi teramani, e secondo me se lo sono proprio meritati questa vittoria, e complimenti di nuovo a loro, insomma. Complimenti a Vincenzo Vivarini, che è stato il condottiero di questa squadra. Veramente complimenti, mister. Grazie Alfredo, grazie. Grazie a Vincenzo Vivarini. Allora, noi ci dobbiamo. Non so se Luca farà il tifo per il Pescara, sì. Certo. Beh, Luca Di Matteo, sì. A prescindere Di Matteo farà il fede tifo. Proprio che sì. Vivarini, la domanda era insidiosa, si è cavata bene però, Certo. Linea alla regia, pubblicità. Come with me. Eccoci di nuovo, copertina ovviamente dedicata al Teramo oggi, poi parleremo del Pescara, parleremo del Lanciano, parleremo dell'Aquila, della Serie D, però ovviamente oggi non si può non parlare
della squadra del momento. Di Matteo, adesso con che spirito andate ad affrontare la partita con l'Ascoli sabato prossimo alle 14:30 al Bonolis? Ma sicuramente ci sarà uno spirito di festa, uno spirito, un pubblico delle grandi occasioni, perché sicuramente si vorrà festeggiare l'impresa fatta, però noi giustamente vogliamo chiudere il campionato in bellezza e cercheremo di non fare brutte figure. Fino a qualche settimana fa, o meglio, fino a qualche mese fa, la partita con l'Ascoli era vista come la partita della speranza, perché si diceva, vabbè, arriviamoci con 3 punti di distacco massimo a favore dell'Ascoli. Poi si vince quella e saliamo noi. Quindi l'obiettivo era arrivare a -3 in quella partita. Poi con il passare delle giornate è diventata la partita spauracchio quella, nel senso che cominciavate a pensare, oddio, adesso ci riprendono, non dobbiamo arrivarci con 3 punti di vantaggio perché poi diventa una partita a nostro sfavore. È stato così, sono stati questi gli stati d'animo nelle ultime settimane? Ma no, diciamo di no, però volevamo chiuderla prima possibile la situazione e ci siamo riusciti. Diciamo che il salto di qualità l'abbiamo fatto nei 24-25 risultati di fila e lì abbiamo, diciamo, spaccato il campionato. Quando ci siamo messi a 7 punti, diciamo che abbiamo fatto un bel salto. Poi c'è stata la caduta di Prato, però dopo ci siamo ripresi quello che ci spettava. Il momento più difficile è stato quello dopo il pareggio in casa con la Spalla? Ma diciamo di sì, è stato un momento particolare dove la partita non è andata come volevamo, però poi facendo gruppo, come siamo stati per tutto l'anno, siamo stati lì, ci siamo dati una mano, abbiamo ripreso in mano la situazione e poi abbiamo dimostrato a tutti quello che potevamo fare e abbiamo fatto. Ecco Andrea Costantini, io quei 2 punti con la Spalla, io non ne ho mai parlato per scaramanzia, devo dire, però quei 2 punti con la Spalla me li sono portati sul groppone fino a ieri, nel senso che nel calcio ci sono dei segnali inequivocabili e perdere 2 punti in quella maniera, come il Teramo ha perso in casa con la Spalla, con un calcio di rigore al 91esimo, 92esimo, con la partita finita, con un fallo fatto da Milicevic, che era entrato da poco in campo e che non giocava da 2 anni e mezzo, io ho sempre avuto il terrore che fosse un segnale negativo. Tu come la vedi? Poteva anche, ma poi negativo dipende anche, torniamo a quei momenti, era un Teramo che ci provava, ma era un Teramo destinato secondo molti ad arrivare secondo. Cioè, ci provavi, però non eri la squadra favorita. Probabilmente il momento, se dobbiamo vedere il segnale, allora la partita successiva a Carrara, sotto 1-0, difficile inizio, Tonti salva il 2-0 della Carrarese e poi il Teramo erutta con 5 gol e si poteva passare dal 2-0 per la Carrarese, quindi Teramo forse frastornato e battuto, a un Teramo che invece stravince e riprende la sua marcia. Quindi a quel segnale che all'apparenza era negativo, poi il Teramo ha risposto con un segnale che poteva essere di tenore opposto. La realtà che era comunque un Teramo che era all'interno di quella serie che poi sarebbe stata di 24 risultati. E come ho già detto altre volte, è vero che novembre è stato importante, il cambio di modulo, lo scatto a livello mentale, però probabilmente io insisto sul fatto che il momento in cui il Teramo ha capito che poteva giocarsela fino in fondo è stato l'inizio di gennaio, cioè l'inizio dell'anno, quando affrontate Ascoli e Pisa, il Teramo ha capito che era alla loro altezza, che il Teramo ha sofferto i primi 15 minuti di Ascoli, dove poteva prendere 2-3 gol, superato quel momento di difficoltà, ha tenuto bene con personalità quella gara anche in 10 uomini, poi col Pisa ha stradominato e ha pareggiato una partita che avrebbe meritato di vincere, sbagliando anche un rigore e quasi quasi la perdeva, però il Teramo lì ha capito che era come squadra all'altezza delle altre e che poteva almeno competere per i playoff, e poi il resto è venuto da sé nel modo che insomma tutti quanti noi conosciamo. Adesso faccio la domanda più difficile a Di Matteo, concentrati, chi vince la classifica dei cannonieri? Una bella battaglia. 21 gol alla Padula, 21 Donnarumma. Finiscono pari. Finiscono pari. No, se lo meritano, Di Marini fa giocare Bucchi e Petrella domenica e non fa giocare Donnarumma, taglia la testa al toro. Taglia la testa al toro, non sarà l'ultima partita perché poi c'è la Supercoppa, quindi potranno fare altri gol, però finirà 21 pari. Quindi
Meglio di così, penso sia anche la cosa più salomonica. È giusto così, dai, è giusto così. È giusto così, perché sono stati veramente eccezionali. Sì, sì. Va bene la Padula e Donnarumma, va benissimo Vivarini, vanno benissimi i giocatori di questa squadra eccezionale, però i successi e le fortune del Teramo vengono da lontano, vengono da quel 2008 quando due cugini di Canzano hanno acquisito una società fallita. Questo servizio. No, non è un miracolo. Il Teramo è realmente in Serie B. Dopo 102 anni di storia vissuta non sempre ma per qualche tempo ai limiti della seconda categoria nazionale, i colori biancorossi ne faranno la conoscenza nel prossimo mese di agosto. Una vittoria meritata, frutto non del caso, ma di scelte e competenze che nel calcio di oggi, dove i chiacchieroni sono all'ordine del giorno, sono sempre più merce rara. Luciano Campitelli ed Ercole Cimini non sono più i due di Canzano che qualcuno vedeva quasi con disprezzo. Adesso sono due eroi per tutta la città che ieri sera li ha ringraziati come doveva essere fatto. In questo Teramo a volte sa essere insuperabile. Sapete da dove nascono i successi di questa squadra? Dal lavoro, da quel lavoro che ha portato due cugini della provincia a sudare, rimboccarsi le maniche e costruire un piccolo impero industriale e una grande società di calcio. Da quel lavoro che ieri ha impedito a Ercole Cimini di essere a Teramo per raccogliere i frutti di un successo voluto e meritato, perché doveva andare a Milano per una fiera. Già, perché questa è gente che non ha bisogno di carri sempre più affollati per fare quello che deve fare. I due cugini di Canzano hanno vinto in 7 anni 5 campionati, sono arrivati una volta secondi e un'altra hanno perso una finale playoff. Nessuno in 102 anni ha saputo fare di meglio e soprattutto nessuno si aspettava che riuscissero a fare tutto questo in così pochi anni, a portare il Teramo in Serie B. Il ricordo di chi è testimone dell'avventura di Campitelli e Cimini al momento della festa grandiosa di sabato notte è andato ad una sera di aprile del 2009. Pioveva. In una pizzeria che si trova poco prima di Castelnuovo Romano, una squadra stava festeggiando la vittoria del campionato di promozione conquistata nel pomeriggio. Una pizza e una birra per giocatori, tecnici, i dirigenti più stretti e un giornalista. In quella serata Campitelli confessò che quella sarebbe stata la prima di una lunga serie di vittorie. Non finisce qui, ripeteva, come la scritta sulle magliette che aveva fatto fare. È stato di parola. Visto che sognare non costa nulla, manca solo una promozione adesso per conquistarle tutte. E lui lì confessò di voler arrivare. Ma questi sono sogni e racconti di una notte di aprile del 2009. Erano in pochi su quel carro, che era un carro povero. Adesso sono tutti pazzi per il Teramo. Tini, Cimini e Campitelli, o Campitelli e Cimini. Beh, sono i due artefici principali, perché si dice sempre che la società, non si dice sempre, poi è così, guarda caso dove c'è stabilità societaria c'è comunque un progetto vincente, raramente si scappa da questa regola, se ci sono le fondamenta poi è possibile costruire sopra. Loro hanno costruito questa stabilità e mi vengono in mente i tanti giocatori che sono passati per Teramo e devo dire che la sfilza è molto lunga ed è molto variegata, perché si parla di giocatori che sono stati dei personaggi a Teramo avendo fatto fior di gol in promozione e si passa a fior di giocatori che ora sono in C1. Oggi ad esempio era Chieti e vedevo giocare Davide Borrelli, una grande partita quella di oggi di Borrelli, che è stato anche un pupillo di Campitelli. Quando non rimase a Teramo si discusse molto su questo. Ti ricordi fatto. Quale fu il primo acquisto dell'era Campitelli? Non so, poteva essere Colancecco? No, il primo acquisto fu Massimo d'Aprile. Ah, Massimo il d'Aprile. Primo giocatore che sottoscrisse o fu tesserato da quella squadra che si chiamava Real Teramo. Real Teramo. E poi Mario Orta. Mario Orta. Ecco appunto, Orta è un altro giocatore che a quei livelli ha fatto grandi cose per il Teramo e non solo a Teramo. Però appunto è talmente grande questa scalata che se guardiamo indietro troviamo giocatori di
diverse dimensioni, di diversi spessori tecnici e adattabili in ognuno in quelle categorie che il Teramo ha attraversato, quindi dalla promozione alla C1, all'attuale C1, è davvero il panorama è molto, molto ampio. E facevo appunto questa riflessione nel vedere in campo oggi Borrelli, che ai tempi veniva ritenuto uno dei giocatori più talentuosi del Teramo. Sembra passato tanto tempo. L'altra volta in Chiedi Matelica vedevo Alex Ambrosini pure, sembra passato tanto tempo, ma fa parte di tutta quella schiera di giocatori che sono passati per Teramo, che poi si costruiscono dei cicli, ma spesso nella stessa categoria, e quindi i giocatori che vedi sono sempre quelli. Qui invece c'è una sorta di scala gerarchica che viene appunto scalata e che rappresenta poi quella che è stata l'ascesa dei due cugini, che hanno saputo portare quel modello imprenditoriale vincente nella loro attività, l'hanno saputa riportare con le dovute modifiche rispetto alla un'attività normale di impresa, riportarle nel calcio. Però c'è anche bisogno di trovare degli uomini che facciano la differenza in altri contesti. E in questo senso Marcello Di Giuseppe negli ultimi 4 anni è stato il giusto... Adesso mi bruci un argomento, perché quello di Marcello Di Giuseppe un capitolo a parte. Però, va fatto, perché Campitelli, molti lo conoscono, è una persona vulcanica, a tratti irrequieta, un'irrequietezza che ha saputo placare nel tempo, ma che comunque è un po' insita in sé. Quindi avere persone competenti di calcio, ma anche razionali, che sappiano essere anche un cuscino spesso tra il fronte tecnico e il fronte societario, è essenziale. E devo dire che Marcello Di Giuseppe si è fatto le ossa in questi 4 anni e ha saputo essere quell'elemento equilibrante tra, ripeto, la società e la parte meramente tecnica, perché se manca poi questo filtro, la passionalità di Campitelli a volte si può ritorcere contro. Avere questo tipo di filtro vuol dire comunque proteggere la squadra in certi momenti, e ricordiamo tutti, dopo 2 giornate di campionato, cosa diceva il presidente della squadra, perché erano arrivate 2 sconfitte che lo lasciavano del tutto insoddisfatto, ma come erano insoddisfatti anche i giocatori e l'allenatore stesso. Quindi in quei momenti è importante avere diciamo così, pedine equilibratrici come lui è stato. Di Matteo, cosa succede nello spogliatoio quando entra Campitelli e cosa succede quando entra Cimini? Ma succede la stessa cosa, sono due persone molto importanti per noi, che sicuramente ci hanno dato quella carica per affrontare questo campionato. Chi dei due è più pericoloso quando si perde? Ma no, giustamente quando si perde è normale che siano certe reazioni, nessuno vuole perdere. Giustamente ci sono stati dei momenti di difficoltà, però sono stati superati con la voglia di tutti, con il gruppo, e questo va dato merito a tutti, perché è stato un successo per tutti. Premio promozione? Ma questo ancora ne parliamo, vedremo un po'. Cresce il naso. No, non lo so veramente, a parte gli scherzi, ancora ne parliamo con il capitano, vediamo un po' cosa si... A proposito, quando dovrete parlare di premio promozione, capitano, chi è, Speranza o Bucchi? Ma sono tutte e due, diciamo. Quindi dovete parlare con tutti e due? Sì. Sono loro che vanno a fare la trattativa? Diciamo che sono loro che gestiscono tutto, e sono due ragazzi veramente importanti per noi, anche perché siamo un gruppo di ragazzi giovani, quindi... Avere due ragazzi di esperienza come loro è... Beh, sono due figure carismatiche, sì, uno gioca, l'altro meno, però l'importanza di Bucchi, di Andrea Bucchi nello spogliatoio del Teramo, l'importanza di Ivan Speranza, certo, nello spogliatoio del Teramo, si percepisce. Dunque, la festa promozione, Campitelli nel corso di Diretta Stadio ha annunciato che ci sarà nei 15 giorni dopo la partita con l'Ascoli, perché c'è da affrontare la Supercoppa di Lega. Ne parleremo fra poco, perché adesso facciamo un passo indietro, torniamo al Valerio Bacigalupo di Savona. A proposito, mi piace ricordare, visto che stiamo parlando di Bacigalupo, che domani è il 4 maggio e 66 anni fa scompariva il grande Torino nella tragedia di Superga. Tra questi c'era anche Bacigalupo, che era il portiere di quella squadra, e quindi un ricordo va
a questa squadra eccezionale che ha fatto la storia del calcio italiano, ma veniamo a quella che ha fatto la storia del calcio teramano con il servizio curato da Jacopo Forcella. Savona doveva essere decisiva e alla fine lo è stata. Il prato del Valerio Bacigalupo e il tappeto rosso sul quale va in scena l'ennesima meraviglia di un Teramo che con 90 minuti di anticipo si prende per la prima volta nella sua storia la Serie B. Ai quasi 1000 tifosi biancorossi arrivati in Liguria e ai tanti rimasti in città per seguire la gara sui maxi schermi, basta aspettare poco, pochissimo, per urlare al cielo la propria gioia. Al sesto minuto, infatti, il piazzato di La Padula rimpalla sulla difesa bianco-blu. L'esterno di Alessandro Di Paolo Antonio però è ferale, Rossini si arrende e per il numero 7, Teramano Doc, il coronamento di un sogno. Quello di un'intera città invece dovrà ancora attendere poco meno di 2 ore. Il Savona di Riolfo infatti, almeno per quanto proposto al cospetto della capolista, non sembra meritare l'attuale posizione in classifica. La sventola di carta esce ma non di molto, De Martis chiama Tonti all'intervento in 2 tempi. Ma il Teramo soffre, Vivarini non è contento della sua squadra, troppo allungata, che perde spesso e volentieri le distanze giuste e a cui serve un regalo come quello di Galimberti per mettere Donnarumma tu per tu con Rossini, ma il lob è alto di poco. Stesso cliché nella ripresa, il Savona manovra meglio del Teramo, ma lo spessore della capolista lo si vede nel momento topico, quello cruciale, come è stato per tutta la stagione. Quando le cose diventano complicate, d'incanto i due fenomeni lì davanti si accendono. Donnarumma stavolta fa da rifinitore, il tocco di Gianluca La Padula, 21 centri come il compagno di squadra, entrambi capocannonieri del girone B, mette di fatto la parola fine alla gara ed è lascia passare per un traguardo storico, insperato fino a qualche mese fa, che il Teramo però ha costruito con sudore e con fatica, proponendosi con l'umiltà della squadra che non aveva grandi obiettivi alla vigilia, ma con la sfrontatezza di chi, settimana dopo settimana, ha capito il proprio valore. 74 punti non arrivano a caso, la Serie B nemmeno. Vivarini, a pochi secondi dal triplice fischio di Guccini, si lascia andare ad un sorriso che sa di liberazione. Un giorno, sui libri di storia del calcio teramano, ci sarà l'11 della stagione 2014-2015. La classe operaia va in paradiso, quello del secondo campionato nazionale, per ribadire ancora una volta che per fortuna il calcio non è e non sarà mai una scienza esatta. Per capire la portata di questa impresa del Teramo, Andrea Costantini, il Teramo è la seconda squadra abruzzese a vincere un campionato di terza divisione nazionale. Sì, non accadeva da più di 40 anni, quindi sono poi questi prima è stato numeri, in Pescara. Sì, sono questi numeri e queste ricorrenze così tanto dilatate nel tempo che fanno capire lo spessore, perché diverse squadre hanno ottenuto, neanche poi tante, hanno ottenuto la promozione in Serie B, però spesso lo si è fatto tramite secondi posti, tramite playoff, tramite spareggi. Il Teramo invece è passato per il primo posto, anche perché quest'anno fare secondi o comunque fare gli spareggi vuol dire complicarsi tantissimo la via che porta ai playoff, specie in un girone come il B, che non dovrebbe dare, anzi non darà, la quarta classificata all'otto delle pretendenti, delle otto pretendenti. Quindi questo dà il senso dello spessore e riesce a collocare meglio nella storia del calcio abruzzese quello che ha fatto il Teramo in questa stagione. Le vacanze di Di Matteo e compagni sono rimandate perché Andrea ci sarà da giocare la Supercoppa di Lega. Adesso diamo questa brutta notizia a Di Matteo, perché sono state rese note e pubblicate nei giorni scorsi le date. Un triangolare, come se ne vedono tanti, quindi con due squadre che giocheranno, una riposerà per sorteggio, poi a seconda di come va la prima partita ci sarà l'accoppiamento della seconda giornata e poi di conseguenza anche la terza. Le date sono sabato 16 maggio, mercoledì 20 maggio e sabato 23 maggio. Quindi finito il campionato, dopo la settimana dopo si chiude il 9, la settimana dopo c'è la prima gara di Supercoppa, infrasettimanale seconda gara e poi la terza gara. Chi fa più punti e poi eventualmente a parità, chi differenza rete e quant'altro, si aggiudica la Supercoppa. E quindi dal 23 maggio o magari anche dal 20 maggio sarà diciamo così, vacanza per le vincenti di questi campionati. Due si conoscono, Teramo e Salernitana, un connubio che va avanti nel tempo, perché
hanno vinto la Serie D nello stesso anno, poi c'è stato uno sfalso di un anno per la C2 e poi nello stesso anno Campitelli e Lotito hanno trionfato nel loro campionato di riferimento. Ora per il girone A la favorita è il Novara, che ha riavuto indietro 5 degli 8 punti di penalizzazione. Nell'ultima giornata ha rosicchiato 2 punti al Bassano agganciandolo. La classifica avulsa tra le due parla di Novara vincente. Quindi dovesse Novara vincere prima. Quindi domenica, la prossima giornata, se non ricordo male, con il Lumezzane c'è la partita dell'ultimo turno. Se vincerà il Novara, ed è probabile che questo accada se non altro per un fatto anche di motivazioni, perché la squadra avversaria del Novara non ha nulla da chiedere alla classifica, quindi dovrebbe essere una trasferta alla portata per la squadra di Toscano, che di conseguenza dopo un anno di assenza riguadagnerebbe subito l'accesso alla Serie B. Quindi, e non sarebbe una prima volta per il Teramo a Novara, perché in C1 la squadra biancorossa ha già giocato. Confermo, Lumezzane Novara, mentre il Bassano riceverà in casa la Ferrar Pisalò, ma ripeto, tutto è nelle mani del Novara. E il Teramo ha già giocato a Silvio Piola di Novara. Messaggi, ne abbiamo tantissimi, leggiamone alcuni, poi ovviamente ci occuperemo del Pescara. Sono nato all'Aquila, mia moglie è nata a Spoltore, mio figlio è nato a Chieti e mia figlia è nata ad Atri, in provincia di Teramo. Complimenti, ha fatto il giro d'Abruzzo. Per un Abruzzo vincente, forza Teramo, benvenuto in B da Giorgio, ora a Manoppello. Ecco, mancava. Sì. Ha scritto anche l'altra volta, perché io poi ho fatto la battuta che ricordo, sei nella patria di Marco Verratti, quindi. Direi di sì. Manoppello, città natale di Marco Verratti. Andiamo avanti. Ad Ascoli hanno dichiarato una settimana di lutto. Mauro Nardi, salutiamo anche Mauro Nardi, settimana di lutto ad Ascoli. Adesso dovranno pensare ai playoff, penso, perché non è chiusa definitivamente, certo, la strada per la Serie B. Ancora, sono un tifoso pescarese, mi stava venendo da piangere vedere la festa del Teramo. Complimenti Teramo di Matteo, sei un giocatore grandissimo. Grazie, grazie. Dicevamo prima, le qualità di Di Matteo non si discutono. Andiamo avanti. Ieri ho visto un attimo Sport Italia dopo la partita, perché l'avevo visto dal vostro canale, e ho visto Di Francesco a strillare, abbracciare Campitelli, e diceva Serie B, Serie B. Vabbè, Di Francesco è un collega che è la storia del Teramo. Lui la vive in maniera viscerale la partita del Teramo, Andrea? Per lui è un po' come tornare bambini. Ieri era felice come un bambino, vedere lui, che ha raccontato per anni il Teramo, che tuttora lo racconta, ma vedere lui è un po' vedere impersonificata la gioia del tifoso medio del Teramo, che ha visto coronare un sogno. Lui, siccome ha tanti ricordi del Teramo, lui diceva: io queste emozioni raramente le ho vissute, le ho attese così da tanto tempo, e ora che sono arrivate a coronamento, puoi immaginare, ha vissuto appunto con la gioia che può avere, innocente, che può avere un bambino. E parlerà domani a Replay, immagino. Sì, a Replay, penso anche tra due giorni. Sì. Sì. Andiamo avanti ancora. Alfredo, ieri senza voce stavi, lo so, anche oggi la voce non è tornata. Ma Vivarini, lo prende il Pescara? Beh, se non dovesse restare a Teramo, la voce può essere una destinazione appropriata, poi dipenderà anche da come finirà il campionato il Pescara, perché il futuro di Baroni probabilmente non è ancora scritto, e quindi dipenderà molto da queste ultime giornate. Piace molto Vivarini, piace molto, ma d'altra parte come tecnico, insomma, non si discute. Abbiamo fatto rimontare l'Avellino, incredibile, poi si è sbloccato Pettinari. Questo è un messaggio che riguarda il Pescara, ne parleremo subito dopo la pubblicità. Andiamo avanti. Andrea, ma il Chieti va ai playoff? Se vince domenica, sì. E se mi dici quanto è probabile, devo dire che la partita di domenica nasconde delle insidie, anche perché il Chieti avrà tantissime assenze, tra cui tra queste quella di Esposito, che è il giocatore più importante del Chieti. Ancora messaggi. Di Matteo, vieni a Pescara, magari, scrivono. Vedremo, dai, ora
vediamo un po' che succede, dai. Vedere, vedremo. Di Matteo, ma domani vi allenate? Questo è un altro tifoso, Teramano. Martedì ci alleniamo. Martedì, beh, vabbè, un giorno di riposo, due giorni di riposo sono il minimo. Anche perché Baroni, ancora lui, tutta colpa sua. Non capisco come mai lo tengono ancora. Forza Lanciano e Teramo, da un ex tifoso del Pescara. Vorrei sottolineare una cosa. Ieri a Lanciano... lo speaker dello stadio ha annunciato la vittoria del campionato del Teramo, che il Teramo era approdato in Serie B. È partito un applauso da tutto lo stadio Biondi, e questo direi che è un segnale importante, è un bel segnale che dà la piazza di Lanciano, che ha dato il benvenuto al Teramo. Certo. In Serie B c'è stata anche la telefonata di Abodi a Campitelli, e il sito, l'home page del sito della Lega di Serie B, dava il benvenuto al Teramo in questo campionato. Andiamo avanti con i messaggi. Grazie Presidente, 5 campionati su 7, mitico, forza Teramo, forza Abruzzo, Pescara in A, unico derby in Serie B con il Lanciano, PS, numeri esauriti al pronto soccorso di Giulianova. Roberto De, vabbè, adesso lo sfottò ai cugini giugliesi, è il minimo, insomma. Faccio i complimenti per come avete sintetizzato in due parole un servizio e il successo del Teramo in B. Purtroppo Chieti e i suoi tifosi chiedevano alla propria società queste cose, ma mai ascoltati. Ecco perché da novembre è rottura totale. Chi scrive non fa parte di un gruppo organizzato, ma semplicemente un tifoso che chiede, così come tutti, rispetto, organizzazione, professionalità e programmi. Perché proprio come avete detto voi, il resto può venire da sé. Messaggio, direi, di una correttezza assoluta questo. Chieti veramente merita un altro calcio. Ecco perché le difficoltà avute da Bellina nell'ultimo anno racchiudono il momento di precarietà del Chieti, che comunque ha una classifica lusinghiera, magari farà i playoff anche se porteranno a poco nulla, se mai dovesse centrare. Però una piazza come Chieti merita. Chieti, sì, si dovrà ripartire da una proprietà, se ci sarà dopo Bellia, se ci sarà un passaggio societario, una proprietà forte che abbia passione per il calcio e voglia di investire per il calcio. Se c'è anche la passione è la cosa migliore, perché è la migliore garanzia anche per il tifoso, che il presidente o comunque chi lavora nel mondo del calcio lo faccia, non solo per interessi se vi sono, ma anche perché è una cosa che piace, che gratifica e che appaga, come un po' nel caso di Campitelli. Ci sono altri messaggi, eccoli qua. La B era un sogno diventato realtà, adesso perché non sognare la A, forza Teramo. E Campitelli questa frase non si è lasciata scappare, il suo sogno, guardate, io ve lo posso rivelare, perché lo ha detto più volte, il suo sogno è quello di andare a San Siro a giocare contro l'Inter in campionato, ma in Serie A. Questo è il sogno di Campitelli. Team Cup l'anno prossimo. Può darsi che la Team Cup qualcosa, però il sogno da sempre. Traffico bloccato al rientro da Savona, il ponte Salinello invaso dai costari che si suicidavano. Javier, uno dei mille di Savona, vabbè, questo è un altro sfottone nei confronti dei giugliesi. Finalmente, dopo tanti anni di sofferenze e sacrifici, siamo arrivati in B. Il mio pensiero va a quelle persone che ora non ci sono più e che a lungo hanno aspettato questo momento senza purtroppo poterlo vivere. Forza Teramo sempre. È il messaggio dedicato a chi ha aspettato. Questa dedica, in 102 anni tantissime persone avranno questa aspettato. Questa è una dedica questa, che Campitelli fece nella partita di Atessa, quando il Teramo tornò tra i professionisti, lui fece una dedica a chi non c'era più. E questa è la dedica che ieri a fine partita Francesco Di Francesco, che ho intervistato, ha fatto innanzitutto a due colleghi che non ci sono più e che hanno seguito il Teramo da una vita, e mi riferisco a Tiberio Cianciotta e ad Attilio Marramà. Il primo giornalista del Tempo, il secondo corrispondente del Corriere dello Sport da Teramo, e che non ci sono più e hanno vissuto raccontando del Teramo, ma poi ai tanti ragazzi ultras della curva che hanno perso la vita in questi anni. Ecco, loro hanno aspettato per tanto tempo questo traguardo e purtroppo magari non hanno potuto viverlo di persona qui, ma sicuramente l'hanno vissuto da un'altra parte e hanno gioito da un'altra parte.
Ancora messaggi, sono di Francavilla, Forza Teramo, Vivarini, uno di noi. Ancora Di Matteo, stai a Teramo, specie se al Pescara rimane Baroni, rovinerà anche te, incompetente Baroni uguale Zeman, scrive, vabbè, questo è un... io non ho visto molte colpe di Baroni oggi. Allora, a proposito di Baroni, ne parleremo del Pescara dopo la pubblicità. Come with me. Allora, si parlava di Baroni, parliamo del Pescara, sconfitto oggi per 3-2 ad Avellino, era in vantaggio la formazione biancazzurra, un gol di Pettinari, il primo gol di Pettinari con la maglia del Pescara al 12° del primo tempo, poi nella ripresa, stava tenendo molto bene in campo la squadra di Marco Baroni, poi nella ripresa qualche decisione arbitrale, Baroni ha denunciato qualche episodio antipatico nel tunnel del Partenio, un tunnel lunghissimo che attraversa tutto il campo in maniera trasversale e che porta i giocatori dagli spogliatoi che stanno da una parte all'ingresso in campo che sta dall'altra. In quel tunnel leggende metropolitane raccontano di cose, di Matteo ride perché evidentemente c'è passato in quel tunnel del Partenio, si raccontano di episodi. Noi non ci vogliamo credere a queste cose, però Baroni oggi ha denunciato che è successo qualcosa lì sotto e che c'è stato qualche episodio antipatico. E poi l'atteggiamento dell'arbitro, ha detto Baroni, si lamentava soprattutto del calcio di rigore concesso all'Avellino. Partiamo con le immagini e vediamo questi episodi che hanno caratterizzato questa sconfitta del Pescara in un Partenio che non presentava un colpo d'occhio invidiabile, perché vedete soprattutto nel settore antistante di fronte alla tribuna vedete Castaldo che entra in campo zoppicando da una parte e dall'altra, questi sono gesti scaramantici che i giocatori fanno, quanti ne avete? C'è chi entra con un piede solo, chi tocca l'erba? Molti, ce ne hanno di queste cose, però fa parte del gioco. Quindi. Di Matteo ce l'ha qualche gesto? Ma io non è che ho qualcosa di... No, niente di che. C'era Gigi Di Biagio oggi in tribuna al Partenio per seguire la partita, il commissario tecnico dell'Under 21. Questa è la prima iniziativa del Pescara con una conclusione di Birkir Bjarnason, uno dei giocatori più in forma. E questo è il gol, guardate Pettinari che sfugge al controllo dei due avversari e poi segna mandando la palla vicino all'angolino basso alla destra del portiere dell'Avellino, ma la posizione, guardate i difensori dell'Avellino, ma la partenza dell'azione con l'ultimo giocatore, l'esterno di destra che tiene in gioco Pettinari. Poi il Pescara va vicino al raddoppio, progressione di Melchiorri, il tiro di sinistro, la palla è toccata dal piede del difensore che avete visto intervenire in scivolata e poi è stata respinta dalla traversa. Qui non c'è il replay, ma la palla è stata toccata. Questo è un calcio di punizione di Brugman con il portiere dell'Avellino che mette la palla in angolo. Poi ancora Pescara, ancora Bjarnason e vedete l'intervento di Frattali che mette la palla in calcio d'angolo. Poi c'è questo tiro da parte dell'Avellino, i cambi all'inizio di ripresa, nel Pescara è entrato Politano al posto di Selasi, cambia un po', mette a rombo la squadra a Baroni, questo è il primo tiro in porta se vogliamo dell'Avellino, anzi fuori dai pali della porta, il Pescara comunque resta in partita, guardate Pettinari 1-2 con Politano, il colpo di testa quasi a botta sicura, la respinta di Frattali. Ancora Pescara, ancora la progressione di Melchiorri che si libera di un avversario, poi Frattali gli esce, gli chiude lo specchio della porta, si gira Melchiorri e si perde l'azione biancazzurra. E questo è il calcio di rigore, c'è il cross e il
pallone che carambola sul braccio di Salamon. Eccola qui, questo è il fermo immagine. Se poi dopo lo riverremo, il calcio di rigore calciato da Castaldo che al 18° del secondo tempo pareggia il conto. Si è sull'1-1 e qui la partita cambia. Era da ripetere. C'era il mondo nell'area di rigore. Oh, c'era il giocatore d'Avellino che era in linea col pallone. Il cross di Conè, la battuta di Castaldo che fa rimbalzare la palla sul terreno di gioco, poi si alza e questo è il gol. Ancora qui protestano i giocatori del Pescara per l'eventuale fallo di Zito. No, Zito è l'autore del gol, l'eventuale fallo Comi. Su Aresti. E quindi poi questo è il gol di Conè, la partita adesso si è messa sul 3-1. Gol dell'ex. E poi c'è il gol di Pettinari, eccolo qui, il gol del 3-2, ma a tempo scaduto. Allora, sono due gli episodi da rivedere. Il primo è il calcio di rigore. Qui voglio il conforto di Pettinari e di Andrea Matteo e di Andrea Costantini. Vediamo un po' se è calcio di rigore oppure no, perché il pallone sul braccio di Salamon ci va a finire. Guardate, questa è l'azione a velocità normale e poi c'è, eccolo qui, ecco il fermo immagine. Allora, il movimento del braccio di Salamon a mio giudizio è congruo con quello del corpo, cioè è in corsa il giocatore del Pescara, il braccio destro è all'indietro per mantenere l'equilibrio, quello sinistro fa il movimento della corsa. In questo caso però è calcio di rigore perché viene aumentata l'area, la superficie coperta dal corpo. Ma sicuramente le braccia lui non se le può tagliare, quindi non è che le può far sparire. Sicuramente con il movimento che ha fatto ha messo le mani così, però giustamente in questi casi gli arbitri valutano, cioè valutano appena c'è un contatto, lo valutano e quindi... Non è volontario, questo è poco ma sicuro. Sì, questo è sicuro, però l'arbitro ha deciso così, quindi secondo me è un po' dubbia la cosa. Andrea? Sì, tendenzialmente negli ultimi tempi vedo questi rigori essere assegnati. È chiaro che c'è un aumento del volume del corpo, però se, come si dice per il fallo di mano, vale, deve valere anche la volontarietà, a giudicare dall'azione. Guardate il movimento del braccio, no? Lui non cerca il pallone, ma va nella corsa. Sì, sì. Quindi sono situazioni che purtroppo situazioni che non si possono definire in maniera secca, perché si prestano sempre a essere interpretate. Questa è una situazione che sarà sempre borderline, dove sapere se è certamente rigore o certamente non rigore è sostanzialmente impossibile. Purtroppo bisognerebbe cercare di avvicinarsi all'uniformità, ma l'uniformità non ci sarà mai, quindi questo è il classico episodio, come ne possiamo trovare tanti, che farà arrabbiare chi lo subisce e farà dire no, è rigore netto chi lo prende. Però una situazione chiara, definita, precisa probabilmente non ci sarà mai. Allora, abbiamo anche l'altro episodio sul quale il Pescara ha protestato molto. Questo ed è in occasione, un po' più chiaro, sinceramente. Ecco, ed è in occasione del secondo gol dell'Avellino, quello di Zito, perché c'è l'uscita di Aresti su Comi. Adesso appena dalla regia siamo pronti, possiamo mandarlo in onda. A me sembra che proprio sia franato perché addosso Comi sia franato addosso a Aresti. Allora, guardate, Comi però è di spalle alla porta. Allora, guardiamo il movimento. Perfetto, grazie a Maurizio da qui. Comi guarda il pallone, fermiamoci poco prima. Comi guarda il pallone e non guarda il portiere che esce. Quindi Comi non si accorge, magari sa che il portiere esce in quelle situazioni, ma non lo vede. Poi andiamo avanti, l'uscita di Aresti che prende il pallone e va su Comi. Resta a terra il portiere del Pescara, la palla rimbalza in area e lì c'è la colpa di Salamon e Fornasier che non vanno sul pallone, non attaccano la palla, il colpo di testa di Zito e la palla in porta. Di Matteo. Ma secondo me è fallo, cioè è proprio palese, quindi è stata una decisione secondo me sbagliata. Poi è una sorta di blocco che fa Comi nei confronti del portiere del Pescara. Sì, perché il portiere era uscito per prendere la palla e lui è frenato addosso, quindi...
A me, rivedendo, qualche dubbio viene, più che altro perché l'intervento di Aresti è appena fuori l'area piccola. Io l'ho avuto da subito il dubbio, devo dire la verità. Nel senso è fuori che... l'area piccola e probabilmente Comi, che guarda la palla, alla fine colpisce lui prima il pallone rispetto ad Aresti, che probabilmente cerca la palla la prende Aresti, però è con il pugno. La palla la prende Aresti, guardate il guanto di Aresti, eccolo lì, che sovrasta la testa di Comi, e quindi la palla la prende. Se la palla la prende prima Aresti, probabilmente ci può stare il fallo. Se la prende prima Comi, no. No, ma io la cosa non capisco. Adesso, al di là del fallo o non fallo, guardate, sono tre difensori del Pescara. Probabilmente si aspettavano il fischio dell'arbitro e si sono fermati. Sì, però io che faccio il difensore prima del fischio dell'arbitro, guarda, andiamo avanti con l'azione, guardate dove arriva Zito. Allora, la palla si impenna, Fornasier si gira intorno, si guarda intorno, Salamon fa rimbalzare il pallone e non si accorgono che arriva come un treno Zito e si lasciano per prendere il tempo. Lì l'errore della difesa c'è. È di Matteo. Ma sicuramente in area non bisogna far rimbalzare la palla. Alla scuola calcio lo insegnano, penso. Poi sono situazioni che... Lì si attacca la palla. Sì, però sono situazioni in campo, ora è facile parlarne, però bisogna vedere un po' in campo come erano messi, però sicuramente lì non bisogna far rimbalzare la palla. Secondo me sono stati distratti da quel contatto. Cioè loro hanno visto quel contatto, un attimo hanno staccato, hanno pensato beh questo è un fallo netto, invece Zito ha giocato, loro hanno staccato un attimo ed è stato compromettente. Di questi due episodi si è lamentato Baroni, che andiamo ad ascoltare in questa parte di intervista che oggi avete potuto seguire in diretta su Diretta Stadio. Io oggi devo stare veramente molto attento a parlare, perché per 60 minuti c'è stata una squadra in campo che ha fatto calcio, ha creato una serie innumerevoli di occasioni da gol. Purtroppo fra il primo e il secondo tempo c'è stato un episodio nel sottopassaggio dove è stata messa un po' di tensione e poi secondo me ci sono alcune decisioni che ci penalizzano, sia sul... Che è successo? Ma il rigore è un cross. È successo quello che succede sempre quando c'è un po' di aggressione verbale, no? Non so a che cosa, però dispiace perché, ripeto, noi dovevamo chiuderla sta partita. Io gli ho detto, ragazzi, dovevamo chiuderla assolutamente. Siamo stati troppo poco cattivi sotto porta, cosa che invece in altre occasioni non è successo. E poi dopo è chiaro che dopo, quando ti trovi sotto con due situazioni del genere, insomma il gol del raddoppio mi sembra veramente che abbia dell'incredibile, perché Comi va dritto sul portiere. Baroni, nel primo tempo il Pescara ha letteralmente dominato l'avversario, come diceva lei, avete fallito alcune occasioni, anche l'inizio di ripresa vi ha visto protagonisti, poi però dopo il pareggio dell'Avellino si è un po' spenta la luce nel Pescara, forse anche un problema psicologico. Sì, secondo me abbiamo lasciato qualcosina, nel senso che invece di continuare a mordere, stranamente abbiamo rallentato, loro sono usciti fuori veementi perché sapevano che comunque con una partita spigolosa avrebbero raccolto qualcosa, no? E quindi l'hanno fatta anche con qualche eccesso, gli è stato permesso, e quindi noi su quel terreno lì la partita noi la perdiamo. Queste le dichiarazioni di Marco Baroni, come dargli torto verrebbe da dire, anche perché il Pescara non ha giocato male, per 60 minuti ha veramente giocato una buona gara al Partenio. Sì, mi viene da pensare però che la vittoria di Lancione è stata colta senza brillare, con un paio di azioni fatte dal Pescara, con degli episodi dubbi che hanno fatto recriminare la Virtus, magari ingiustamente, perché poi magari l'arbitro forse si aveva commesso un errore, era sul mancato rigore su Melchiorri, però... I punti in più guadagnati ad esempio a Lanciano senza brillare o in altre partite recenti, magari anche col Modena, sono stati persi oggi, quando il Pescara invece per un'ora ha dettato legge, ha creato tanto, era in vantaggio, e poi alcuni episodi arbitrali
Non so se quello sul rigore, ma magari il gol del raddoppio è un errore dell'arbitro, hanno inciso. In questo caso, diciamo che limitandoci al microcosmo delle ultime 3-4 partite, magari degli episodi arbitrali si sono compensati e quei punti in più presi in altri momenti li hai persi oggi. Però se il Pescara comunque si è espresso diciamo così, per un'ola a quel livello, ciò non toglie che la squadra possa ripetersi in quelle che saranno le partite decisive, perché ora il Pescara ha la trasferta di Varese in mezzo e poi Livorno in casa. Due scontri diretti in casa, quindi ci sono tutte le possibilità per giocarsela fino in fondo. Sì, gli scontri diretti sarebbero la partita di sabato prossimo Perugia col Perugia e poi Livorno in casa. Ha parlato del Lanciano Andrea Costantini. Allora, ieri il Lanciano ha giocato e in casa con la Ternana ha pareggiato per 1-1 il servizio. Discorso salvezza ancora da mandare in archivio per il Lanciano. A 270 minuti dalla fine i frentani devono mettere in cantiere almeno un altro punto per la tranquillità. 1-1 il risultato finale del Biondi tra Lanciano e Ternana. D'Aversa ripropone Monachello titolare al centro dell'attacco. A metà campo Bacinovic con Paghera e Di Cecco. La Ternana di Tesser ha un solo obiettivo: fare punti. Al Biondi ci riuscirà. Il Lanciano di avvio di contesa è preciso e non butta via una palla, con un possesso ordinato che chiama in causa tutti i reparti e che lo porterà anche a costruire una incursione interessante di Conti ed un colpo di testa di Piccolo su assist di Carlo Bambarella. Ma al primo affondo la Ternana passa e lo fa sfruttando una delle croci e delizie del Lanciano, il calcio d'angolo, cross al centro dell'area, la difesa virtusina non interviene, in modo quasi fortuito Valiant colpisce la sfera che supera Nicolas. 1-0 Ternana che costringe per la 18ª volta in campionato il Lanciano ad inseguire. La Virtus si rivede con una conclusione dalla distanza di Piccolo, poi al 31esimo ancora un'occasione virtusina con il calcio d'angolo di Bacinovic corto per Mammarella, quindi il cross calibrato al centro dell'area di rigore per Conti che impatta la palla ma non inquadra lo specchio. Lanciano che cerca quasi sempre la soluzione del cross dalla sinistra con Carlo Mammarella, alimenta l'azione il Lanciano che porterà alla conclusione di Di Cecco al lato della porta ternana. Il Lanciano insiste al 44esimo, Monachello porta palla, la cede a Tiam, conclusione del senegalese parata a terra di Brignoli. Preludio al gol che arriva al minuto 45esimo, contatto di mano di Palumbo su un colpo di testa di Conti, rigore questa volta decretato da Pasqua di Tivoli dagli 11 metri, Piccolo che tira e fa gol ma Brignoli intuisce la sfera. Nella ripresa subito un brivido per i frentani ma il Lanciano si rivede con Tiam al 13esimo con una incursione personale, le azioni pericolose scemano col passare del tempo. Al 31esimo ci prova la Ternana, al 43esimo il turno di Monachello che prova l'Eurogol ma poi nulla più. Al triplice fischio finale fischi misti ad applausi, sono il responso dei 2600 del Guido Biondi. La Virtus infatti è partita benissimo, il finale di stagione è stato in salita, una salita che deve ancora scalare l'ultimo gradino, quello del 50esimo punto tanto invocato da Roberto D'Aversa. Andrea, che succede al Lanciano? Succede che probabilmente la squadra è un po' svuotata e il colpo definitivo è stata la sconfitta nel derby. Il treno dei playoff è passato. Sì, ora come dice adesso Gian Cristoforo, questo traguardo dei 50 punti si fa sempre più faticoso da raggiungere, perché ogni partita sembra quella giusta ma poi si va avanti con i piccoli passi e questa quota 50 arriverà pian piano. Sembrava una stagione con premesse diverse perché il Lanciano comunque giocava bene ed era in zona playoff, ma sono due mesi poco più che la Virtus è uscita fuori dalla zona playoff e non c'è più rientrata, ha perso diverse opportunità e la stagione alla fine si concluderà con una salvezza che secondo me sarà da un lato apprezzata, però dall'altro in molti avranno la sensazione della grande occasione. Un po' di amaro in bocca. Un po' di amaro in bocca perché
sono state troppe le occasioni sciupate dalla squadra di D'Aversa quest'anno. Messaggi, abbiamo ancora tanti. Chi vince ha sempre ragione, quindi complimenti al Teramo, ma il calcio è una ruota, chi vivrà vedrà. Un orgoglioso giuliese, è giusto questo messaggio, è giusto, perché è vero, il calcio è sempre una ruota. Teramo bianconera fa uso di una sola droga, l'Ascoli. C'è qualche tifoso teramano che può darsi. C'è qualche tifoso a Teramo che ti fa Ascoli, evidentemente. Grande Campitelli e grandi tutti quelli che non ci sono più. Un pensiero speciale anche per Malavolta, ci scrive questo tifoso. Andiamo avanti. Andrea, ma ieri eri scomparso alla fine della partita a Savona? No. No, cercavo di fare qualche altra immagine con qualche altra tecnica in zone del campo difficilmente raggiungibili dalle telecamere. Andrea era lì che lavorava. Baroni non allena il Pescara da ieri ma da un anno, quindi le colpe le ha tutte. Sbaglia formazione, sbaglia i cambi e non sa leggere la partita. Solo lui riuscirà a far perdere i playoff con uno squadrone in mano incompetente. Baroni Valenziano ha lo stesso messaggio di prima. Beh, io spero che i playoff il Pescara non li perda, perché... Non critichiamo Baroni, ci ha portati nei playoff e poi all'inizio campionato, vi ricordate dove stavamo, playout e ora playoff. Adesso basta criticare Baroni, è vero Andrea, Luca e Alfredo, sì, il Pescara è stato anche ultimo in classifica. Scagliarsi così tanto contro l'allenatore, mi spiegate a che cosa serve? No, non serve a nulla. Ma è un tiro al piccione? Deve essere un bambolotto antistress per qualcuno o per una moltitudine? Cioè, cosa volete da un allenatore che ha fatto questi punti? Poi le annate di Zeman, di Galeone capitano una volta ogni non so si sa quanti anni, ma se bisogna trattare sempre che sia un Baroni, un Marino o un Cosmi l'allenatore nello stesso modo, ma no, poi quando, avrà qualche merito un allenatore poi quando vanno altrove . E mi riferisco a Marino per esempio, no? L'anno scorso ha avuto quasi, non dico lo stesso trattamento, però certo i risultati non arrivano. A me sembra che molto quest'anno Marino si vada a caccia del bambolotto antistress da prendere a schiaffi a prescindere, perché così, perché ci abbiamo voglia e si fa del male magari. Andiamo avanti. Cioè, è un allenatore che ha una certa professionalità riconosciuta da tutte le persone che ci hanno avuto a che fare. Teramo Pescara sarà gemellaggio Forza Francavilla, scrive questo telespettatore. Se il Pescara non farà i playoff, la colpa è di Baroni, scrive quest'altro. Io non penso che Baroni abbia detto a Salamone e Forneser, fermatevi sbagliare. Se la palla sta al limite dell'area piccola a porta vuota. Beh. Andiamo avanti. La partita persa per colpa dell'arbitro. E questo almeno non se la prende con Baroni. Ancora. Cari pescaresi, non stimatori di Baroni, facciamo uno scambio. Baroni al Teramo, Vivarini al Pescara. Che dici? Che l'idea è stimolante. Chi mi conosce qui in redazione sa che l'idea è stimolante per il sottoscritto. Io invece dico che se Vivarini dovesse andare al Pescara, allora l'allenatore me lo voglio scegliere. Non faccio, no, se fossi il Teramo ovviamente, non faccio lo scambio, me lo voglio scegliere. Ecco. Per noi è dura, è inutile negarlo, ma la nostra storia non si cancella. 10 titoli nazionali, il Teramo se li sogna, sempre Forza Giulianova, scrive quest'altro tifoso. Beh, vabbè, sì, 10 titoli nazionali giovanili però. Manca un aggettivo. E poi vabbè, il Teramo è andato in Serie B, non è che adesso significa questo la fine del calcio giuliese, anzi la partita che più manca ai teramani, e penso sia la stessa cosa anche ai giuliesi, è il derby, questo è fuori discussione, quindi vedere Giulianova in difficoltà non fa piacere a nessuno. Giulianova in questo momento vale lo stesso discorso fatto per il Chieti, certo. Cioè, sì. Con una proprietà, se ci sarà una nuova proprietà all'altezza della situazione, Giulianova è un attimo che il tifo si accende, ma il tifo c'è sempre stato anche in queste stagioni di Comunque, Serie B. Comunque ancora una volta, ancora una volta bisogna riconoscere i meriti di Collante, di uomo che unisce,
di colui che è la bandiera del calcio giugliese, a Francesco Giorgini, certo, che veramente ma si è accollato. Una gara sulla carta inutile, hanno pareggiato a Castelfidardo, che invece aveva bisogno di punti, quindi hanno onorato l'impegno alla grande, come l'hanno onorato anche nella partita col Chieti, che aveva bisogno di punti, il Giuliano Vameno. Quindi è una squadra che sta portando avanti dignitosamente in condizioni difficili questo campionato. Allora, siamo in chiusura, poi dopo i saluti manderemo il servizio del Chieti, della partita Chieti-Fano, finita 1-2, vittoria del Fano all'Angelini, il servizio è stato curato proprio da Andrea Costantini. Luca Di Matteo, allora, è appena scoperto che le vacanze si allungheranno di un po', perché c'è questa Coppa di Lega da disputare. Come si affronta quest'ultima parte della stagione? Con la leggerezza di chi ormai non ha più nulla da chiedere, oppure ecco, la partita con l'Ascoli presenta degli stimoli particolari? Ma sicuramente vorremmo chiudere il campionato nel modo migliore, perché non è bello scendere in campo e andare a prendere tutto alla leggera. Sicuramente ci sarà tanto entusiasmo e penso che sia anche giusto. Però la partita con l'Ascoli è sempre una partita sentita e quindi vorremmo fare la nostra bella figura. Ci si aspetta una bella risposta, come c'è stata poi nell'ultima partita in casa con il Pontedera, una bella risposta da parte del pubblico, anche perché è un'occasione per fare festa. Sì, sì, sicuramente ci sarà una cornice importante e questo ci fa piacere, perché li abbiamo fatti tornare allo stadio perché... E lo meritano, perché far 700-800 km per venire a Savona non è una cosa da tutti i giorni. E questo lo sappiamo benissimo. 1400. Andate e ritorno, sono 1400, almeno noi e voi li abbiamo diluiti nel giro di due giorni, perché poi c'è chi li ha fatti tutti in un giorno e non è una passeggiata. Martedì vi ritroverete nello spogliatoio, vi guarderete in faccia e cosa direte? Impossibile che abbiamo vinto. Queste facce, no, a parte gli scherzi, dai, ci troveremo lì nello spogliatoio tutti contenti di aver raggiunto questo obiettivo, che è stato molto importante e sicuramente anche per ognuno di noi, che diciamo che molti ragazzi del gruppo erano le prime esperienze, quindi anche a livello personale cambia la vita a molti. C'è un personaggio del Teramo del quale nessuno parla mai, che ritengo sia uno dei più importanti che ci sono tra società, squadra, staff tecnico, e il magazziniere Leo Rastelli. Quanto è importante la presenza di un uomo come Leo Rastelli, che rappresenta la storia del Teramo Calcio? Perché tu parlavi di primo ingaggiato da Campitelli. No, il primo assunto è stato Leo Rastelli, il primo giocatore ingaggiato Massimo D'Aprile. Ecco, Leo Rastelli, dopo il fallimento del Teramo, si era ritrovato disoccupato perché ovviamente non aveva più un lavoro, uno che sta in questa società da una vita. E Campitelli, la prima cosa che ha fatto una volta presa la società, ha assunto di nuovo Leo Rastelli. Ecco, quanto è importante la figura di un magazziniere, che uno dice, vabbè, si dice sempre dal presidente al magazziniere, quasi fosse l'ultima ruota del carro, e invece non è così. Invece non è così, perché lui... è molto importante per noi, è una figura importante che è lì e ci fa capire l'importanza del Teramano e della piazza. Allora, voglio chiudere così, perché prima non è che non lo abbiamo nominato perché ce ne siamo dimenticati, no, perché era la chiusura della trasmissione, perché si è parlato di nomi di coloro che non ci sono più, dei tifosi del Teramo, della società, di coloro che hanno accompagnato il Teramo, dei giornalisti. C'è una persona alla quale va dedicata questa promozione, è il dottor Bonolis, al quale è intitolato lo stadio di Teramo, ed è una persona che per 60 anni in maniera disinteressata ha seguito il Teramo. E mi sembra di poter chiudere così questa trasmissione dedicando a lui la promozione del Teramo in Serie B. Grazie a Luca Di Matteo, grazie ad Andrea Costantini, sera. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera il servizio di Chieti Fano.
si materializza nel quarto e ultimo minuto di recupero la beffa per il Chieti, che viene superato 1-2 dal Fano e ora dovrà giocarsi contro la quasi spacciata Agnonese il pass per i playoff. Sarà necessaria una vittoria. Il Fano ha onorato fino in fondo l'impegno, anche dopo aver appreso nel corso della ripresa del gol della Maceratese che spalancava le porte della Lega Pro all'imbattuta capolista. In panchina Zuccarini al posto dello squalificato Ronci, manca Perfetti, anche lui appiedato, ma il 3-4-3 è quello classico col trio Broso, Orlando e Esposito. Anche il Fano quasi al completo replica col suo consueto 4-3-1-2. L'inizio del Chieti è buono, Esposito sembra essere in giornata, al sesto slalomeggia da par suo, recrimina per un presunto mani in area, poi il tiro di Orlando è deviato in corner. Al 17esimo l'acciaccato Sivilla lascia anzitempo la contesa a Sartori. Esposito dopo il buon inizio ha una ricaduta nel problema alla spalla, lussata contro la Samb, stringe i denti ma scompare dalla gara. Al 24esimo Di Pietro la combina grossa, sbaglia il retropassaggio, Gucci ne approfitta e brucia l'uscita disperata di Placidi per il vantaggio marchigiano. Il Chieti accusa il colpo, tanti sono gli errori in fase di appoggio e disimpegno. Al 47esimo Sbardella rischia l'autogol sul cross di Favo. Sugli sviluppi del corner Sartori raccoglie la corta respinta di Placidi ma gira alto. Dopo l'intervallo c'è sgambato al posto di Esposito con cambio di modulo e passaggio al 4-4-2, ma la scossa principale la danno i tifosi neroverdi che, come annunciato, tornano ad occupare la Volpi su cui campeggia la scritta Chieti siamo noi. La carica del pubblico trascina il Chieti che impatta al sesto, azione insistita, traversone di Del Grosso per l'incornata precisa di Antonio Broso, 1-1. Un minuto dopo Sartori va caparbiamente al tiro, Placidi si allunga e blocca. Il Chieti spinge ma di rado spaventa Ginestra. A metà frazione entra l'Axir per Maschio che risente di un guaio muscolare. Il neoentrato prova subito il sinistro, alto. Dopo pochi minuti dal solito errore in uscita nasce una punizione per il Fano, la calcia Borrelli, palo pieno. Ancora l'Axir al 31esimo, c'è la potenza e non la precisione. Con la Maceratese che vola in Lega Pro il Chieti perde anche Placidi sostituito da Amico, ma cerca il colpo da tre punti. Debole incornata di Broso al 47esimo, ma al quarto minuto di recupero ecco la beffa, punizione di Borrelli, difesa ferma e torta, insacca facilmente da pochi passi. Prinari non ci sta e alla ripresa del gioco si becca l'ennesimo rosso stagionale che gli farà saltare la gara decisiva di Agnone, nella quale il Chieti quasi certamente sarà privo anche di Placidi, Maschio ed Esposito, difficilmente recuperabili. Per il Fano ora testa totalmente ai playoff. Dispiace perché abbiamo fatto una buona prestazione, il risultato, il pareggio, la sconfitta non cambia assolutamente nulla per quanto riguarda il nostro futuro. Il nostro futuro significa andare ad Agnone e prendere i tre punti e siamo padroni del nostro destino. Se non vinciamo ad Agnone sarà giusto non fare i playoff. Troppi errori in disimpegno in alcuni passaggi, specie nelle retrovie. L'errore è purtroppo che queste squadre che stanno lì davanti, nonostante siano lì, abbiamo visto che non è che hanno espresso un gioco così esaltante, insomma, hanno giocato quasi sempre sulle seconde palle, su questa palla lunga, su una di queste ci hanno fatto gol su una nostra disattenzione. E poi vabbè, hanno preso una traversa su una punizione e vabbè, ripeto, non serviva a nulla a quel punto, il punto o la sconfitta o il pareggio era la medesima cosa. Uh-huh.